eccoci qua con il nostro appuntamento mensile. Prima di tutto vi faccio un sunto di come è andato questo mese. Ero partita dicendo: questo mese sicuramente farò pochissimi rewatch e guarderò tanta roba nuova, perché mi ero accorta nei primi due mesi che avevo visto tantissime cose vecchie, quindi rivisto tantissime cose, ma cose nuove ne avevo viste veramente poche. Mi ero fatta questo proposito, secondo voi l'ho risolto? Ovviamente no. Sono entrata tante volte in momenti nel quale avevo proprio bisogno di, avevo voglia in quel momento. Avete mai presente quel momento in cui tu ti senti così, hai bisogno di quell'emozione, di provare quella cosa, oppure senti una frase che ti ricorda quella cosa e ti viene voglia subito di vedere quel film? È tutto legato sempre alla mia memoria di elefante. Partiamo dalle serie, come sempre, le serie rewatchate, che sono sempre la categoria minore. Ho rivisto, a distanza di un anno praticamente, perché mi sembra che sia uscito un anno fa, Celebrity Haunted. È stata la serie rivelazione dell'anno scorso e vedendo un'intervista di Fedez nel quale parlava di questa esperienza, mi è venuto in mente che avevo voglia di rivederlo, quindi insomma in maniera molto distaccata, ecco perché l'ho messo magari sotto mentre guardavo, lavavo i piatti, mentre facevo cose. Comunque conta solo 6 episodi, carina, comunque è stata carina, sicuramente non emozionante come la prima volta. Passiamo invece ai film che ho rewatchato. Partiamo con Lorax, il guardiano della foresta, ispirato al romanzo del dottor Seuss, che non ho mai letto ma che prima o poi leggerò. L'avevo già visto appunto, inizialmente mi era piaciuto parecchio, rivedendolo è invecchiato maluccio secondo me. È un cartone che ha di base un forte insegnamento ambientalista ecologista, e questo lo apprezzo moltissimo, ma a livello di battute, di copione, di sceneggiatura, tufa. Ho fatto una specie di maratona incompiuta dell'era glaciale. È una saga che io adoro, soprattutto i primi 3 capitoli, io li trovo eccezionali, bellissimi, dai significati bellissimi, emozionanti. Tutto quello che si può dire, i personaggi li adoro, cioè è tutto fantastico. Quando poi mi sono approcciata al quarto film, mi è sceso, era proprio la classica trovata pubblicitaria, perché i primi 3 film avevano avuto successo e quindi cavalchiamolo, dai, yeah! Tant'è che poi mi sono approcciata al quinto film di questa saga, ma non mi è piaciuto per niente, tant'è che l'ho abbandonato a metà, magari lo riprenderò il prossimo mese, chi lo sa, in questo momento non ho tanta voglia di riapprocciarmi. È solo carina l'idea che tutto cresce, tutto muore, tutto cambia, però dopo un po' stufa. Ho rivisto piacevolmente La principessa Ranocchio, questo è uno di quei casi nel quale io avevo proprio tanta tanta voglia di vedere quel cartone, non è uno dei miei Disney preferiti. L'ho trovato per certi aspetti un pochino sforzato, perché l'intento della principessa Ranocchio, non so se tutti lo sanno, ma era di ritornare alla tecnica 2D, a una tecnica nostalgica per noi ragazzini cresciuti col 2D, perché si stava andando, come poi effettivamente è successo, verso la tecnica 3D, punto, quindi senza possibilità di ritornare a 2D, perché oramai i bambini si stavano abituando a quello. Quindi apprezzo tanto l'intento, apprezzo le tematiche, apprezzo le canzoni, apprezzo tutto, però rispetto ad altri, che siano 3D o 4D o quello che è, non mi ha entusiasmato da 5 stelle, ecco, però è un bellissimo film d'animazione. Ho rivisto in un momento in cui avevo tanta tanta voglia di vederlo, forse ero in un mood molto dark in quel momento, era proprio il classico sabato pomeriggio nel quale la voglia di vivere era sotto i piedi, tant'è che ho deciso di rivedere Final Destination, una saga, forse una delle poche saghe thriller, splatter, horror che riesco a vedere, in quanto la morte, tra virgolette, sì, ti mette ansia la prima volta che lo vedi, però una volta che l'hai visto una volta sai già come andranno le cose e ti accorgi di quanto sia finto e quindi io riesco a vedere i film splatter solo di questo tipo, perché le altre cose mi mettono un sacco di ansia. Comunque è invecchiato male, gli effetti speciali sono vecchi, sono stravecchi, non mette più l'ansia di come, di quando l'ho visto la prima volta. Avevo intenzione inizialmente di fare una specie di maratona anche di Final Destination, ma dopo aver visto il primo con scarso interesse ho detto no, vabbè, fermiamoci qua, verrà il momento in cui mi riguarderò anche gli altri, per il momento lasciamoli dove sono. Romeo plus Juliet, anche questo era una vita che lo volevo rivedere, per
precisamente da quando ho riletto il manga di cui ho parlato nell'ultimo wrap up e TBR, almeno un mese, nel quale io tutte le volte che mi approcciavo dei film dicevo cavolo, però potevo vedere Romeo plus Juliet, e infatti alla fine l'ho visto. È la versione quella con DiCaprio, per intenderci. Lo stesso regista di Moulin Rouge, molto molto bello, è una delle mie versioni preferite di Romeo e Giulietta, e infatti gli ho dato 5 stelle perché è proprio bello, cioè è un film lunghissimo ma al quale rimani incollato, perché se ti piace la tragedia shakespeariana non puoi che amare il fatto che le battute siano le stesse del dramma. È una cosa super bella è che comunque c'è una sorta di umorismo di fondo, anche se in generale si parla di una tragedia, c'è una sorta di umorismo nell'ambientazione, non nel copione inteso come battute, ma proprio come approccio dei personaggi, come vengono tramutati, tra virgolette, i personaggi delle due famiglie Montecchi e Capuleti. È una versione che adoro, insomma, bellissima. Sabato scorso ho avuto proprio il momento nostalgia, mi sono fatta maratona nostalgia e mi sono rivista Robots, un film che avevo in DVD, mi era stato regalato per la Befana, se non mi ricordo male, e l'ho rivalutato positivamente. Non eccelle a livello di film d'animazione, né per personaggi, né per colonna sonora, né per niente, però anche lì ci sono delle tematiche molto molto belle. Per quanto sembri all'apparenza un film decisamente per bambini piccoli, soprattutto c'è un umorismo, le battute sono quasi tutte belle, cioè ci sono poche battute imbarazzanti che dici oh mio Dio, è invecchiato veramente male. Devo dire che questo film l'ho apprezzato anche di più rispetto a quando ero piccola. Un altro rewatch che ho fatto e che mi ha fatto rivalutare tantissimo questo cartone, che andava tantissimo quando io ero veramente strapiccola, tant'è che c'era un mio compagno dell'asilo, mi è venuto in mente che è andato in fissa con questa saga, Alla ricerca della Valle Incantata. Inizialmente mi ci sono approcciata perché ho detto vabbè, ho voglia di vederlo, l'ho sentito nominare da qualche parte, non mi ricordo in quale video o perché mi è venuto in mente. Fatto sta che l'ho rivisto con un approccio molto scettico, perché ho detto è un film per bambini piccoli, è inutile che mi ci metto. E invece ho scoperto che per essere un film indirizzato a una fascia d'età di bambini, facciamo delle elementari, forse anche dell'asilo, perché comunque i dialoghi sono molto da bambini, è un gran film non solo per il disegno, che per essere degli anni 80 ragazzi è veramente bello, ma anche per le tematiche. Prima di tutto ti dà delle nozioni storiche sulla preistoria, sull'epoca dei dinosauri, insomma, molto semplici, di facile comprensione per un bambino piccolo anche. E poi ti dà sicuramente un input per le tematiche integrazione, razzismo e bullismo. Quindi sono tre tematiche che in realtà, se tu le pensi per come vengono concepite nel mondo adulto, sembra che non c'entrino praticamente una fava con questa saga. Invece la ricerca della Valle Incantata te le insegna attraverso gli occhi di un bambino, quindi comunque è un gran film. Subito dopo, dato che io ho questa cosa, che mi ricordo all'epoca che avevo delle cassette masterizzate con sopra diversi film, sapete le VHS tipo da 3 ore che tu stavi lì ad aspettare il film in televisione per registrarlo, ecco, in una di queste c'era La ricerca della Valle Incantata, quindi nel momento in cui ho visto La ricerca della Valle Incantata, ricordandomi, forse in un cassetto del mio cervello, proprio i ricordi inutili mi tengo, e subito dopo a questo film c'era L'incantesimo del lago, non potevo fare altro che rivedere anche quello. Film che si salva purtroppo solo per la colonna sonora e per il fatto che la storia si ispira al Lago dei Cigni, fondamentalmente, storia che comunque già conoscevo per deformazione professionale. Comunque è un film a cui sono molto affezionata, ho cantato tutte le canzoni dall'inizio alla fine, però anche lì c'è un po' di cringe in questo film, oppure c'è un po' di film in questo cringe. Al di là di questo, non è il film peggiore di animazione che io abbia mai visto. Ho maratonato Una notte al museo, i tre film di Una notte al museo. Una di quelle saghe comfort, una di quelle saghe che da buona Gemelli adoro, in quanto c'è una varietà di personaggi, di colori, di storie, di retrostorie anche incredibile, e quindi è una di quelle serie che quando ho bisogno di comfort vado a rivedermi, quindi avevo proprio bisogno di quello. Non è il filmone, non sono i tre filmoni della vita, però l'ho sempre trovato un'idea originalissima, mi ha sempre incuriosito tantissimo. In più il secondo e il terzo non me li ricordavo neanche tanto bene, dopo averli rivisti ovviamente sì. Di base, gran film. Ora che si fa tardi, passiamo dalla parte di video dedicata alle cose nuove, partendo dalle serie di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, non starò qui a dirvi chissà che cosa. Partiamo appunto da quelle che ho concluso questo mese, che si sono concluse questo mese, ovvero La caserma,
che si è conclusa con, mi sembra, l'ultima puntata. Forse ho visto due puntate della Caserma questo mese, le ultime due. Molto carina come serie, diciamo che non mi ha preso tanto quanto il collegio, però è stato bello vederla e soprattutto seguire i commenti dei miei adorati Hamet sul programma. Non mi sono affezionata a nessun personaggio in particolare, forse perché nessuno di loro spiccava chissà quanto nella mia testa, se non altro, a parte Ferrettini. Ferrettini pazzesco. Per il resto niente di che. Vedremo poi proseguendo se si svenderà come il collegio per l'audience oppure no. Invece, più importante è si è concluso Masterchef Trauma, perché cioè, trauma felice in realtà, non un trauma tragico, perché ha vinto la persona che io speravo vincesse. Ora è passato praticamente un mese da che è finito, però se non l'avete visto, questo è il momento di mettere muto. Io giuro, non metterò né nomi né messaggi né niente perché devo assolutamente gioire. Se invece l'avete vista la finale, lasciate l'audio. Aquila, ragazzi, Aquila, top, top. Io tra l'altro mi sono spoilerata la mattina stessa. Mi sono spoilerata che vinceva Aquila scrollando Instagram la mattina in cui l'avrei dovuto recuperare, quindi mi ha fatto un sacco di nervoso perché tutti gli anni dico, ah, quest'anno non mi spoilerò niente, quest'anno non mi spoilerò niente, poi succede sempre così, sempre. Verso la finale, anche il giorno della finale, qualcuno spoilera sempre chi è il vincitore. Però stavolta sono stata super super felice perché, se vi ricordate, già nelle scorse puntate vi avevo detto che io dalle selezioni mi ero affezionata subito a pelle ad Aquila e avevo detto sicuramente questo è uno che va avanti, che va molto avanti. E in effetti è andato molto avanti al punto che ha vinto. E secondo me è vittoria meritatissima perché è super bravo, super decore, super depanza. Quindi bravo, bravo, Aquila, bravo. Passiamo alla prossima serie. Una serie di cui non so parlarvi chissà quanto, ma che mi ha intrigato e che penso di continuare il prossimo mese è Motherland for Salem su Prime Video. È una serie che parla di giovani streghe in sostanza, che vengono arruolate in un esercito che poi aiuterà l'effettivo esercito nelle varie guerre, però sfruttando i propri poteri psico-mentali, insomma, proprio poteri magici, ecco. Ci sono varie sezioni in questo esercito di streghe. Noi vediamo una piccola squadra di streghe, sono in tre, sono una rossa, una mora e una bionda. Mi ricorda un po' un'altra serie, però non lo so, ho visto solo i primi due episodi, quindi in realtà non vi so dire di preciso se mi piaccia o no. Diciamo che poi è subentrata un'altra serie di cui vi sto per parlare che effettivamente mi ha preso molto più tempo, quindi se la state guardando prima o poi il mio commento arriverà, non preoccupatevi. Appunto, la serie che non mi ha permesso di continuare con quest'altra è una serie, adesso vi lascio un po' di suspense prima di dirvi il titolo, che un sacco, un sacco, un sacco di gente mi ha sempre detto guardala, guardala perché è bella, guardala perché te ne innamori, guardala che se vedi i primi episodi poi entri in un loop e cominci a maratonartela, guardala perché è super bella, papapapa. E io, quando mi viene detta questa frase, di solito mi passa completamente la voglia di vedere quella cosa. Per l'ennesima volta, questo mese, inizio mese più o meno, mi è capitato che una persona mi dicesse guardala assolutamente perché è bellissima. Quindi non so perché questa persona mi ha ispirato fiducia, forse anche per una scommessa o cose del genere. Era un momento in cui ero molto triste, avevo bisogno di qualcosa di allegro. E quindi mi sono iniziata a vedere I Met Your Mother. È questa sitcom in sostanza che però analizza attraverso i suoi personaggi dei modelli relazionali. Adorabile, bellissima. E effettivamente sono entrata in un loop perché nel giro di un mese mi sono vista 6 stagioni in pratica, anzi meno di un mese perché questa serie ho iniziato a vederla, se non mi ricordo male, a metà marzo, quindi diciamo che in 15 giorni mi sono fatta fuori tipo 200 episodi o qualcosa del genere. Ottimo! Sono arrivata alla 6x09. Vi aggiornerò il mese prossimo sull'andamento della cosa. Film nuovi che ho visto e arriviamo alla fine di questo wrap up infinito. Ho visto la saga, almeno me la sono trovata lì tipo su Prime e ho detto ma sì, guardiamola perché mi ricordavo che nella mia wishlist librosa avevo inserito i romanzi da cui poi è stata tratta questa saga di film, la saga di Ruby Red. Ora, secondo me i libri sono meglio, così a occhio, secondo me sono scritti meglio, perché sembra proprio il classico prodotto, tra l'altro tedesco, classico prodotto ispirato a un romanzo scritto da Dio, ma raffazzonato in modo che attiri le genti. Insomma,
È una storia che parla di realismo magico in sostanza, c'è questa famiglia con tradizione che hanno un sangue nobile di qualche genere, attraverso questo sangue possono viaggiare nel tempo. Quando si mettono in mezzo i viaggi nel tempo c'è sempre qualcosa di imbarazzante, oramai lo sappiamo. Comunque questa saga è composta da 3 episodi che trovate tutti su Prime, andate tranquilli se ve la volete vedere potete andare tranquillamente. No, no, li ho guardati anche loro, il primo l'ho guardato con un discreto interesse perché ho detto vabbè almeno il primo lo dobbiamo vedere bene. Sono andata avanti perché comunque l'argomento era interessante, cioè comunque questi intrecci, i personaggi, il protagonista maschile dicendo era tutto molto interessante, quindi l'ho conclusa, ma in generale una saga molto stufosa, ecco. L'unica nota positiva, super positiva anzi, è che una delle protagoniste, una delle attrici protagoniste, è la stessa attrice che faceva Lena in Kebab for Breakfast, che è una delle mie serie TV preferite, quindi top. Chiacchieratissimo film di Prime Video, nuovissima uscita di marzo, La mappa delle piccole cose. Perfette. Vado controcorrente perché so che a moltissimi è piaciuto tantissimo questo film. Io l'ho trovato la classica commedia romantica per adolescenti, con un lieve, bellissimo significato di apprezza il presente, apprezza quello che hai, però non smettere di sognare, di vagare, di sperimentare, di rischiare. Ma tutto poco, cioè non c'è stato quel momento che ho detto wow. Novità che però volevo vedere da un sacco perché il trailer mi intrigava tantissimo, mi sono vista ma. Ovviamente l'ho visto in compagnia perché io questo genere di film da sola non riesco a vederlo e l'ho detto prima, ma in realtà non è chissà quanto né splatter né inquietante né niente, anzi è molto prevedibile come film, però carino, poi l'attrice protagonista è una grande, grandissima attrice, quindi secondo me un bel film così di compagnia, ecco. Concludiamo questa lista di film nuovi che ho visto con 3 filmoni. Allora, il primo filmone che mi sono vista per la prima volta, qua mi tirerete i pugnali, lo so già attraverso lo schermo, The Truman Show. Per quanto io ami Jim Carrey, mi sono sempre tenuta lontana, non so perché, da Truman Show, pur amando i distopici, e lo hanno messo su Prime Video, quindi finalmente ho detto me lo guardo, ok, me lo guardo adesso. Strabello, assolutamente strabello, non ho commenti da fare perché è un film in realtà talmente famoso che non puoi non sapere di cosa parla, ma se non lo sapete parla di questo Truman, appunto, che dalla nascita viene inserito non in una vita normale, ma in un set cinematografico e lui è l'unico a non sapere che è un attore in realtà dalla nascita, infatti lui non recita, lui vive semplicemente. Bellissimo, dal bellissimo significato e soprattutto molto attuale per quanto sia un film degli anni 90, un film attualissimo e molto ben recitato da Jim Carrey. Un film che mi sono sempre ripromessa di vedere perché mia mamma me ne ha sempre parlato benissimo, in più io adoro l'attrice protagonista, finalmente ho avuto modo di vederlo attraverso Dailymotion, Alla ricerca della felicità del 1940 con protagonista Shirley Temple. Il titolo originale è The Blue Bird. È The Blue Bird perché in realtà sarebbe una ricerca di questo fantomatico uccellino azzurro. Se avete mai sentito parlare della storia dell'uccellino azzurro, ecco, è un po' questa. Però il significato di questo film è molto bello perché anche qua ti insegna ad apprezzare le cose belle che hai nel presente. La felicità non va ricercata né nel passato, né nel futuro, né nel lusso, né nei soldi, né nel ricordo, cose del genere, ma solo nel momento presente. Devi imparare ad apprezzare quello che hai e non quello che non hai. Quindi, dato questo significato molto bello, data una Shirley Temple che io adoro da sempre, pazzesca e immortale, sicuramente è uno di quei film che saranno i miei preferiti di sempre. Questo poco ma sicuro. Ultimo film che ho visto da nuovo, nuovissima uscita perché è uscito proprio questo mese, non mi sbaglio, Raya e l'ultimo drago. Film di cui ovviamente non faccio spoiler, sappiate che io ho dovuto per forza necessariamente fare il confronto con gli ultimi 2 film Disney e Pixar usciti, quindi Onward e Soul, e mi è piaciuto a metà. Direi che non mi ha emozionato tantissimo come Onward, ma non mi è scaduto come Soul. Quindi hype QB, interesse QB, colonna sonora bellissima di James Newton Howard, ambientazione super figa e tra l'altro mai analizzata in un contesto disneyano. No, mi è piaciuto tanto, penso che più avanti farò una recensione apposita, non adesso perché adesso non l'avrà visto nessuno, quindi non mi sembra il caso. Ed ecco ciò. Ed ecco,
Oh mamma, non ho più voce. Ho finito con questo infinito wrap up. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se ho nominato qualche film che avete visto, cosa ne pensate, insomma, le solite cose. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo ovviamente domani con l'appuntamento mensile con il wrap up e TBR delle mie letture, con il prossimo wrap up di film e serie TV. Ci vediamo il 30 di aprile, quindi l'ultimo giorno di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!